Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si sceglie un computer all'interno dei volanti nei negozi, diciamo, di informatica e di elettronica. Andiamo immediatamente nel sito di Euronics. Evidentemente, essendo un tipo di negozio che vende qualsiasi tipo di elettronica, noi selezioniamo la sezione computer e tablet. Quest'oggi noi sceglieremo un laptop e cioè significa un notebook, un portatile, e quindi clicchiamo notebook e vogliamo avere un portatile che abbia almeno l'hard disk a stato solido, cioè quell'hard disk di tecnologia nuova, non quelli meccanici. E utilizzeremo questa scusa per vedere come si fa a confrontare i processori dei computer, che sono un po' il motore del computer, che è la cosa un pochino più difficile. Quindi noi vedremo il processore, la tipologia dell'hard disk e un pochino la RAM. Non vedremo la scheda grafica perché è un discorso un pochino più complesso, che serve a coloro i quali fanno, per esempio, come i giochi di guerra, le simulazioni automobilistiche, oppure il video editing, l'audio editing. Noi ci occuperemo di un computer da lavoro, quindi scegliamo un portatile che abbia almeno l'hard disk a stato solido e poi confrontiamo le caratteristiche del processore, che è una cosa un po' difficile. Nel sito di Euronics, in realtà a sinistra ci sono i filtri, ma nei filtri non c'è la possibilità di distinguere fra l'hard disk tradizionale meccanico e quello nuovo a stato solido. Ma se noi clicchiamo e scegliamo per esempio la dimensione a 256 GB, siccome sappiamo che ormai quelli meccanici sono da 1 TB, 2 TB, molto probabilmente, se noi selezioniamo come filtro 256 GB, vengono fuori dei computer che hanno l'hard disk a stato solido. E come sempre questi siti ci elencano secondo la rilevanza, ma noi vogliamo dal prezzo più piccolo al prezzo più grande. Diciamo che nel nostro lavoro di oggi una cifra intorno ai 499 euro, stiamo parlando di un computer che proprio non ci servirà per fare cose molto complesse, 499 euro va più che bene. E lo clicchiamo, vediamo quali sono le caratteristiche. A tutti gli effetti, vediamo che ha 8 GB di RAM e a tutti gli effetti l'hard disk è a stato solido. SSD significa disk a stato solido e poi c'è disk. Quindi questo qua ci va bene. C'ha come processore, vediamo che tecnicamente questo processore si chiama, andiamo a vederlo un attimo, bisogna vedere il nome tecnico perché quello là non è quello tecnico, vediamo. Il processore ha la 9 9425 dell'AMD. L'AMD è un'azienda americana come l'Intel, quasi tutti i processori vengono fatti negli Stati Uniti, c'è cioè questa concorrenza fra Intel e AMD. Diciamo che questo primo computer così ci sta bene. Passiamo al prossimo negozio. Stiamo confrontando diversi computer portatili. Andiamo da Unieuro e facciamo esattamente la stessa identica operazione. Chiediamo a Unieuro di entrare nel settore dell'informatica e poi scorriamo, scorriamo, vedete c'è scritto computer portatili, quindi noi dobbiamo imparare che l'espressione portatile, laptop o notebook praticamente indica la stessa cosa. Clicchiamo e andiamo nel settore dei computer portatili di Unieuro e facciamo la stessa cosa, cioè per cercare bene un computer in questi siti e nei volantini bisogna applicare i filtri. Vediamo che in questo tipo diciamo di sito, per fortuna c'è, oltre alla grandezza, che viene definita correttamente capacità dell'hard disk, HDD significa hard disk perché hanno aggiunto una D perché se no c'era in conflitto con l'espressione HD che significa high definition, alta definizione. Vedete che oltre la dimensione possiamo scegliere anche se è tradizionale, vedete da 1 TB, per esempio 1 TB equivale a 1000 GB o da 2 TB, ma anche se è soltanto a stato solido. E anche qui clicchiamo, diciamo, da 256 GB. Noi ci siamo dati questo limite per tenere la spesa, diciamo, al di sotto dei 500 euro. Anche in questo caso togliamo il filtro rilevanza e gli diciamo dal prezzo più basso. Vediamo che cosa sta facendo. Vediamo, ci sono tutta una serie di... E c'è un'offerta volantino, diciamo, ci piace questo Acer Swift da 499 euro. Vediamo, lo clicchiamo. Siamo dentro Unieuro e vedete che questo qua ha invece che un processore AMD, è un processore Intel i3 8131 e questo qua ha 8 GB di RAM, 14 pollici e ha sempre un hard disk a stato solido di 256 GB. Quindi per il momento riteniamoci soddisfatti prima di passare al confronto di tutti i processori. Apriamo un'altra scheda e andiamo in MediaWorld. Vediamo che cosa diciamo, ci offre MediaWorld e come è strutturato questo sito. Nella man stessa maniera degli altri siti, noi dobbiamo andare per esempio in computer e smartphone e vedete smart home, scusate, e cliccare notebook.
che è sempre portatile. Qui ci sono le offerte e qui a sinistra, come sempre, ci sono tutti i filtri. E vediamo anche qui, differentemente diciamo da Euronics, che non propone questa differenza, c'è cioè tipo di hard disk e noi scegliamo a stato solido direttamente. Vediamo che cosa ci propone il sito. La rotella indica che sta applicando il nostro filtro. Vedete, ci propone gli Apple, ma noi non ci interessano, c'è addirittura un Acer Swift, ma evidentemente costa 1.899 euro, significa che è un altro allestimento che è diverso, e addirittura MediaWorld ci propone dal prezzo più grande al prezzo più piccolo, ma noi vogliamo proprio l'opposto, noi vogliamo vedere quelli che costano poco. Proporre come primo computer un computer che costa 1.900 euro è una cosa un pochino strana, particolare. La scorriamo velocemente, vediamo che cosa c'è, a noi diciamo veramente coglie. Noi vogliamo cogliere questa occasione perché vedete che c'è un computer da volantino che costava secondo loro 599, barrato 399, quindi è di 100 euro al di sotto del nostro prezzo di riferimento. Beh, clicchiamo e vediamolo com'è. Allora, vedete che questo qua, anche questo qua ha un Core i3, però questo è l'8145U da 2 GHz, e vediamo che ha invece di 8 GB di RAM, ha 4 GB di RAM, e invece che 256 GB di hard disk, cioè di archivio principale, ce n'ha la metà, 128. Forse è per questo che costa 100 euro in meno, ma noi teniamo, comunque lo teniamo in considerazione. Adesso noi che cosa facciamo? Apriamo il sito web in un qualsiasi motore di ricerca. Noi scriviamo CPU, che significa Central Processing Unit, sarebbe processore, e poi scriviamo benchmark. Il benchmark è proprio, diciamo, la panca di testing dei motori, in questo caso il motore del computer e il processore. Vedete che c'è questo sito, io uso questo, ce ne sono tantissimi, CPU Benchmark, che ci consente di confrontare processori diversi, perché in realtà il processore è una componente non solo molto importante, ma anche molto difficile da confrontare. Scorriamo e andiamo nel settore, no, nella sezione compara CPU, cioè compara processori. Poi ve la indico nella descrizione del video, vi ci metto, ma è facilissimo, cpubenchmark.net barra compare. Allora, vedete, questa è la lista che va popolata prima di comparare i CPU con tutti i processori. Allora, iniziamo da quello offerto a 499, l'Asus VivoBook, no? Da Euronics, e vediamo che il nome tecnico è il processore, perché non è sufficiente chiamarlo A9, perché ci sono, è la famiglia, ci sono tanti processori, è A9 9425. Quindi riandiamo in questo sito, ci scriviamo A9, ci mettiamo il trattino, 9425, vedete che automaticamente lui ce lo offre, e vedete che sta diciamo entrando all'interno della lista di comparazione. Noi la stiamo popolando. Vediamo l'offerta invece di 1 euro a quel computer, la Acer Swift, che ci piaceva, 500 euro. Alla fine dovremo fare una scelta, e si chiama il processore Intel i3 8131. Noi lo scriviamo come sempre, i3 tattino, assolutamente come scrivono loro i siti, e vedete che ce lo propone, e ci propone quella 2,2 GHz, che è lo stesso che viene offerto praticamente, vedete, dal negozio. Mi raccomando, adesso noi capiremo, molte persone valutano il processore semplicemente dal numero di GHz, però un processore con dei GHz più alti all'interno di un'architettura completamente diversa, e adesso lo vedremo, potrebbe essere più lento dell'altro, quindi vedremo questa cosa un pochino tecnica, però è importante. Mai valutare esclusivamente dal numero di gigahertz, perché è in realtà l'architettura del processore che indica un pochino la velocità. Vediamo quello offerto da MediaWorld, che abbiamo scoperto essere più economico perché ha meno RAM e un hard disk un pochino più piccolo. Vediamo quale processore ha l'i3 8145U questa volta, quindi scriviamo i3 barra 8145. Vediamo se ce lo suggerisce a 2 GHz 10. Facciamo finalmente compara. Adesso vediamo questo discorso dei GHz. Vedete quanto è strana questa cosa? Questo numero indica un pochino la qualità di questo processore. Più alto è, meglio è. Vedete che in questo processore dell'azienda AMD i GHz sono, viene chiamato clock speed, 3,1 GHz, e una persona potrebbe essere portata a pensare che questo processore è significativamente più veloce di un processore a 2,2 GHz e a 2,1 GHz, ma vediamo che qui è completamente diversa l'architettura, e a tutti gli effetti questo processore dell'AMD, pur essendo quello con i GHz più alti, in realtà è quello che viene, vedete, indicato come il meno veloce. Il più veloce qual è? Viene indicato da questo sito l'i3 8131, che è quello di 1 euro. Quindi noi a questo punto,
vedendo che questo numero più grande e più veloce è, noi dobbiamo decidere, per esempio, vogliamo risparmiare 100 euro e avere un computer con un processore un pochino più lento, meno RAM e meno hard disk, sempre a stato solido, che aiuta moltissimo la velocità del computer. Oppure vogliamo avere un computer, diciamo, più veloce, con il processore più veloce di tutti, che è l'i3 8130U, che però costa 500 euro. Ecco, a questo punto, diciamo, la decisione non è tecnico-informatica, è dell'acquirente. È l'acquirente che deve decidere. Noi come parametri abbiamo preso la tipologia di processore, analizzando con attenzione il clock, la velocità in gigahertz, perché non sempre è veritiera. Poi abbiamo preso un hard disk a stato solido per avere un computer un pochino più veloce rispetto a quelli meccanici. Abbiamo visto anche la RAM e quest'oggi non abbiamo preso in considerazione la scheda grafica, perché le istruzioni grafiche sono un campo un pochino difficile, perché possono essere sia realizzate e contenute all'interno del processore, o possono essere invece processate da una scheda che viene chiamata discreta, cioè esterna al processore. E di solito questo tipo di discorso viene fatto, per esempio, per i computer che sono i desktop, cioè praticamente c'è il processore, quello principale del computer, c'è un processore nella scheda grafica, e solitamente in questo caso si mette un processore che può essere overclockabile. Noi di queste cose non ci siamo interessati, perché abbiamo scelto un computer portatile per una operatività normale, con un processore che di solito non è overclockabile, e non abbiamo guardato quale tipologia di scheda grafica. Noi abbiamo pensato che un computer su 500 euro, 400 euro, significativamente può essere un buon computer. Da questo tipo di scelta, usando il sito CPU Benchmark, sembra che le scelte possano essere due, ma casualmente in questo momento, ogni giorno cambia l'allestimento dei negozi. Se si vuole risparmiare un po', c'è questo HP Pavilion con questo buon processore, ma un pochino più lento di questo qua. Se si vuole spendere un pochino di più, 499 euro, noi abbiamo visto che c'è questo processore i3 che è un pochino più veloce, perché vedete ha un paio di centinaio in più di punti nella lista di CPU Benchmark. Bene, il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, vi ringraziamo e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.